Allora, ragazzi, okay. Mamma mia, ma che cazzo? Oggi veramente è una sudata, eh? Cioè, ma già non è la connessione, è il computer. Già fa un cazzo. No, era la connessione. No, questa è la connessione, sì. Praticamente frizzavate, poi dopo per 10 secondi parlavate ultra veloce. Allora, l'unica cosa che si è capita è che siamo al tilt, quindi questo okay. Lo possiamo dire con certezza. Scusate, quindi, ragazzi. Ricapitolando. Mamma mia che fatica, sì. Tom York, Trent Reznor, Tom York A, Trent Reznor B. E Trent Reznor è B e quindi avete un minuto a partire da adesso. Votate, votate, votate. Vi faccio vedere intanto la grafica anche per il voto, così almeno non vi perdete. Ah, sento un po' di messaggi, va. Mamma mia, ragazzi. Enrico, io sono un grande estimatore di Tom York, dei Radiohead. Spero faccia tanta strada nel tabellone. Modestamente penso pure di saperlo imitare, te lo faccio sentire. There's an empty space inside my heart. Certo, certo, ma è chiaro. Complimenti, vivissimi. Ragazzi, buonasera, buonasera, un abbraccio a tutti. Ma io è un imitatore questo. Grandissima serata. Ora iniziamo male, eh? Iniziamo male. Male. Mandare al tilt Tom York contro Reznor. Lo posso dire? È follia! Follia! York tutta la vita! Mo è follia. Mo è follia. Ragazzi, vedo che c'è qualche problema perché ancora non ero arrivato. Arrivo io e sistemo tutto. Ecco. Va bene? Ah, lui il tecnico allora. Ok, va bene. Ecco qual era il problema. Vedi, non l'avevamo affatto compreso. Meno male, meglio. Guarda, lo sai che quando c'è un problema che tu non capisci, l'importante è sapere perché. Abbiamo capito il perché e siamo contenti. Vedi? Allora, Polgar, per caso hai i risultati? Ma non per caso, ovviamente. Certo. Direi in che senso, potremmo... spiegati bene, Polgar, che cosa hai voluto dire? No, è inutile che mi tiri. No, non ci provare neanche. Non ci provare neanche. Dimmi, Polgar, spiega. Che non è un caso che ci sia un risultato. No, perché essendo anche, stato elaborato anche prima, dati... anche prima hai avuto da ridire perché in uno spot veniva detto mi mangio un Polgaretti e tu l'hai presa male questa cosa perché sì, dici ma lo spot no, ancora non è andato mangio in onda. Mangio un Polgaretto. Lo spot non era ancora non no, è ancora no, andato però in onda. Era prima che l'abbiamo detta questa cosa appunto. Prima io e te. Lo so. Infatti poi vedrete, insomma. Vabbè, comunque. Detto questo, ha voluto lasciare la grafica per forza. Comunque, 63 e 41 contro 36 e 59. Ma a riposo? A riposo, certo. Rigorosamente. Mortacci. Quindi, ma scusami, è un classico. Direi che è una votazione bulgara. È un classico caso di Bulgaria. Direi, assolutamente. Proprio. Quindi, per Tom York. Per Tom York, proprio il pubblico non ci ha manco pensato. Ma neanche proprio. Così. Neanche un attimo di più, cioè no, proprio gli hanno fatto sbarabam così, secco, sì, secco. Esattamente. Spiazze, un pochettino spiazze, ma no. secondo te adesso spiazzerà di più? Perché adesso abbiamo una sfida tra Jeff Buckley e Roger Waters, ok? Che è una sfida non sicuramente semplicissima, quindi io adesso vado ad aggiornarla. Chi facciamo iniziare? Il buon Leo, direi. A questo no? punto direi di sì. Va allora, bene. Aspetta, Leo, aspetta, dammi un secondo che ti faccio partire anche... Vai, due minuti, vai, parti. Allora, vabbè, tecnicamente qua abbiamo due mostri, due veri mostri, però lo dicevo anche domenica scorsa. A chi? Nella sfida con Corey Taylor. Aspetta. C'ho due minuti. Certo. Aspetta. Capito? Adesso non è te devi prendere per forza tutti. Aspetta, calma. Che sa chi hai detto? Cioè, non è che hai detto. No, a voi l'ho detto, parlavo con voi. Corey Taylor Waters, secondo me c'era già Corey Taylor che era superiore. E in questa sfida io non ho grandi dubbi, infatti il mio voto va per Jeff Buckley. Il tuo voto va per Jeff Buckley, quindi andiamo, vado ad aggiornare anche... La grafica oggi non riesco io questa a fare... grafica. Devi stare serena, Polgar. Allora è 1-0, quindi mi prendo la palla io. Devi stare calma. Allora, mannaggia miseria. Guarda che oggi sei te. Sì, sei... No, sei certo, te. Sono io. Certo. Certo. Non c'è dubbio che sei che, vai, che sia vai, tu vabbè. A creare questo reset e fai partire. Certo. Allora, è 1-0 per al momento per Buckley. Allora, io amo questi due cantanti, ma uno secondo me ha proprio delle caratteristiche in più che l'altro non ha.
E credo che se da un punto di vista emozionale siano entrambi bravissimi, c'è un discorso perfezione vocale dove Buckley è superiore, c'è un discorso interpretativo dove secondo me Buckley è superiore, c'è un discorso tecnico dove secondo me Buckley è un dio, non è neanche superiore, cioè parliamo proprio di un essere soprannaturale, quindi è un 2-0 per Jeff Buckley. 30 secondi e te l'ho. Ma se sono veramente, ragazzi, cioè il timer vi ha messo un pepe in un posto, mi fa correre. Comunque, anche quello problema. Comunque, io onestamente non trovo la sfida particolarmente difficile. Io credo che Jeff Buckley, se canta senza musica, senza niente, è tutto nudo, dici? Tutto nudo, tutto nudo. È un... Che stai facendo con la grafica? Mi stai distraendo. Comunque, vabbè, ok. Per me, Jeff Buckley, a livello emozionale, a livello tecnico, e anche per il fatto che comunque non ha avuto questa grande possibilità di poter dimostrare tutto il suo potenziale, cosa che ovviamente Roger Waters ha avuto, non tantissimo, diciamo. Ecco, insomma. Quindi per me è Buckley, e quindi sono contento di rendere inutile la considerazione di Giovanni. Sì, no, la rendiamo inutile anche perché per il bene delle donne noi, esattamente, facciamo. Perché continua ad avere una percentuale di donne probabilmente che è decisamente superiore ed è già un record, quindi. Liutaio, tocca a te per, diciamo, per far ben poco, però abbiamo bisogno. Per me c'era veramente ben poco da argomentare, per quanto ami Waters alla follia. Forse l'unico punto che posso dare in più a Waters è se esistesse un voto sulla teatralità. Però non esiste, però, non tecnicamente c'è. Buckley è nettamente superiore, quindi anche io voto Buckley. Anche lui vota Buckley. Andiamo a vedere la nostra tabellone, eccola qua. Thom Yorke e Jeff Buckley sono i primi ad accedere ai quarti di finale. Andiamo giù, ragazzi, perché questa è la sfida, quella più brutta dell'era mai esistita. Credo proprio di sì. Tra Chris Cornell e Layne Staley, e tra l'altro la più brutta dell'era mai esistita, mi sa che tocca a me. Evviva! No, insomma, manco troppo, evviva. Evviva perché non tocca a me. Quello sicuramente, perché tu sei un pusillanime. Esattamente. Allora. Un attimo che mi faccio anche partire il tempo. Qua le considerazioni non mamma mia, ci provo. Allora, Layne Staley è un grandissimo cantante di istinto, è un cantante di istinto più che di tecnica. Cornell no, perché è anche tecnico e canta più cose, ok? Siamo di fronte però a due timbriche che sono diverse. Quella di Cornell è incredibile, ma forse la trovi. Quella di Buckley, di Layne Staley, proprio non c'è in natura, non la trovi. Credo che sia l'unico cantante che abbia sentito cantare in quella maniera, insomma, non penso che ci sia. Ciò nonostante, che la versatilità è un fattore secondo me in più. Hanno un diverso modo di emozionare. Io adesso non è difficile poter pensare chi riesca ad emozionare meglio dell'altro, perché entrambi lo hanno fatto, però non lo so, di istinto mi sento di dire Cornell. Ecco, di istinto. Sì, ho fatto a botte. Questa grafica mi fa morire. Ho fatto a botte con la grafica. Perché non eliminiamo questa grafica? No, ci voglio provare fino alla fine. Give graphic a chance. Prego. Allora, probabilmente il discorso tecnico va più a favore. Io credo che più che la tecnica di Cornell che trovi presso altri, è il modo di cantare che va a forzare un po', cosa che in Stelle era molto più, come dici tu, istintivo, meno voluto e più viscerale. E io, non essendo un tecnico, vado a valorizzare particolarmente la parte emozionale. E per me ci sono pochi cantanti come Layne Staley, sinceramente, che riusciva a dare in qualsiasi momento il colpo allo stomaco. Quindi per me è Staley. Liutaio. Allora, Cornell non è un falsetto, non è una spinta de petto, è un qualcosa che sta nel mezzo.
anche se live non mostra un controllo, diciamo, totale, però il suo modo di cantare è molto caratteristico nella aggressività, e c'ha dei virtuosismi che sono veramente elevatissimi. Pensate al finale tipo di Limorec in Supernon, cioè fa una roba mostruosa, proprio perché c'ha questa esplosività incredibile nel posizionare la nota di testa e poi sporcarla, distorcerla. Stele invece non ha la stessa tecnica, ma è una pura voce di testa. Io lo definirei un aggressivo rilassato. Molto bella di Stele è il portamento, perché è come se fosse un portamento un po' barcollante, ma con un certo controllo, senza mai essere calante o crescente, perché riesce a utilizzare benissimo la compressione. Però Stele mi dà sempre l'idea di avere il controllo totale della sua voce, e perché non la apre mai completamente, ma al tempo stesso riesce a esprimersi totalmente. Probabilmente spesso è anche parecchio facilitato dal, cioè facilitato nel senso nel creare un qualcosa di bello musicalmente, da questa base che crea Jerry Cantrell, con cui si fonde benissimo insieme. Però è una voce molto più smooth, è una voce che ti culla, e per me è superiore, quindi voto Stele. Cioè, sei d'accordo con me? Sì, è incredibile, fatene una ragione. È strana sta cosa comunque, ma non sta bene. Leo, la realtà ce l'ha fatta pelo pelo, però ce l'ha fatta, incredibile. Stupito. Questa era dura, È dura, sì. Allora, io trovo in Cornell un'emozionalità quasi unica. Ci sono veramente dei brani che si sposano alla perfezione con la sua voce e mi importano in una dimensione veramente incredibile. E dall'altra parte Layne Staley, comunque la carica che mi ha sempre dato in ogni singola canzone è qualcosa veramente di, anche qui, di unico. Cioè, stiamo paragonando due fenomeni. Però io preferisco di gran lunga Staley, proprio perché lui non è, cioè non ha mai dovuto, diciamo, aggiustarsi anche in live, perché la sua voce era così, la teneva così, ed era dotato di una grandissima tecnica, cosa che Cornell ce l'aveva, ma secondo me un tantino meno. Ragazzi, sì, cioè di base io mi prendo un bel pizzone, ma io sono contento, cioè a me va benissimo, nel senso non sono affatto, veramente... non posso essere infelice per... Smettetela di mandare certi messaggi quando parla Leo. Cioè guarda, quella del cambio di sesso è notevole, sesso. No, quella, cioè ti giuro... Ma li mandano quando parla Leo, dopo sì, c'è chi se lamenta. Allora, aiutaio, ero una figa, ho cambiato sesso. Allora, cioè, questo era il messaggio per cui io ho cominciato a ridere. Questo... Okay. Allora, Layne Staley se la vedrà con chi? Col vincitore poi tra Freddie Mercury e Eddie Vedder. Ma mamma mia. Andiamo dall'altro lato, perché c'è la sfida tutta tra persone con lo stesso nome. Roberto Robetto. Ed è la sfida tra Robert Smith e Robert Plant. Non proprio la più semplice delle sfide, no, da affrontare. Tocca a te, Polgar. Questa te la becchi. No, vabbè, ma io... Te la ciucci tutta quanta tua. Aspetta che ti metto anche un bel timer. Ma guarda, non c'è pericolo tanto con me. Proprio Vabbè, se lo fai partire da 20 secondi mi sembra un po' poco, anche perché ci sta la respirazione di mezzo. Okay. Mi sembrava giusto. No, io di Robert Smith apprezzo tantissimo, al di là di quello che lui tecnicamente riesce a esprimere, sì, anche insomma, il physique du rôle, ma al di là di questo, la sua longevità, che dimostra la validità della sua tecnica. Dall'altra parte c'è per me un mostro sacro che è un esempio unico, quindi io sono in grande difficoltà, perché tutto quello che c'è di positivo in Robert Smith onestamente non c'è in Plant, fondamentalmente, o Plant molto diverso. Esatto, molto diverso. Okay. Uno è molto forzato, l'altro no.
Ok, quindi però io ho un amore particolare per Plant e quindi voto Plant. Liutaio, aspetta che ti faccio ripartire. Vai. Allora, in settimana avevamo avuto modo anche di discutere con qualcuno su Facebook che diceva che il criterio principale era l'emozione, e nello specifico proprio ho detto anche questa cosa, a nostra discolpa. Per esempio, in Robert Smith c'ha il grandissimo, come dire, merito di aver creato un mood con il genere creato con i Cure, un'ambientazione musicale, e essendo il Deus Ex Machina, anche la sua voce stessa con la sua stessa tecnica si va a fondere all'interno di questo mood, creando delle vette elevatissime. Robert Plant al tempo stesso si può fare lo stesso ragionamento, ma dal momento che lo scarto è proprio minimo a livello di qualità globale, io non riesco a mandare giù quella femminilità ostentata nella voce, e quindi io voto Robert Smith, zia Marisa tutta la vita. Zia Marisa per Liutaio. Scusate, ho riso troppo per un messaggio che è arrivato pure poi, sono ammazzato. No, visto, cioè, io l'ho visto. Anche Smith aveva la macchina. Bellissimo. Leo. Allora, Robert Smith o zia Marisa? Cioè, che dirsi, anche lui per lui è uguale. Cioè, no, certo, si lo gira, se così. Tu, se, tu lo, se tu dici zia Marisa, lui si gira per strada. Sì, 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 è vero. Ho provato e ha risposto. Sì, sì. E, allora, lui, come diceva Giovanni, ha inventato proprio questo mood, però lui cantava così quando ha iniziato e canta ancora così adesso senza un minimo di calo. Cioè, lui gli anni non li ha vissuti solo in faccia e basta, perché la voce è ancora incredibile. Anche de panza. L'altra parte però, cioè, Robert Plant per me ha creato un modo di cantare veramente unico al tempo, che poi ha portato a grandissime cose. Quindi il mio voto va a Robert Plant. O Plant. È già la seconda volta che mi frega. Vai avanti, vai, vai. Sì, potrebbe fregarti così, è vero. Fai finta. È vero. Noi vero. Dobbiamo tirare avanti qua a baracca con le grafiche. E lui invece gioca, capito? E lui okay. Invece vabbè, ok. Allora, la sfida l'avete già detto voi, insomma, che c'è una certa difficoltà proprio intrinseca, però direi che Robert Smith si ferma a un certo punto, è perfetto, immacolato nel suo genere, però poi a un certo punto si ferma, Robert Plant non si ferma, ha una versatilità che è più alta, secondo me, più elevata, perché può cantare il rock, può cantare il blues, potrebbe cantare il metal, può cantare una serie di generi musicali diversi. Robert Smith no, Robert Smith è proprio dentro quel mondo. È un discorso chiaramente legato alla versatilità e basta, no, perché ci sono altri elementi, può essere il più bravo cantante in assoluto di un genere soltanto. Quindi da questo punto di vista anch'io sono d'accordo con Liutaio, che non è manco quella una colpa, no? Il fatto di non essere versatile. Cioè, non è detto che Robert Smith debba per forza sono cantare. Componenti che vanno poi giudicate secondo la propria idea. Sì, però idea. Non stando ad X Factor, dove deve cantare una sera il pezzo italiano e poi una sera quello blues. Cioè, non stai cercando una voce da interprete, stai giudicando una voce da autore. E quindi da quel punto di vista diventa più complicato, perché la voce di Smith è fighissima. E stasera abbiamo tutti tutto bellissimo, ragazzi, veramente è meraviglioso, è incredibilmente. Allora, sapete che faccio? Io voto Robert Smith e vi mando al tilt, così perché è andata via la luce, tutto sto casino perché è andata via la luce. No, non è andata via la luce, il bello è che non è neanche andata via la luce, te lo dico, cioè stasera siamo Polgargeist. Proprio è veramente. Il più classico dei Polgargeist. Allora, amici, dovete votare. Mannaggia la miseria. Dovete votare A per Robert Smith e B
per Robert Plant. Io poi nel frattempo riaccenderò la luce. Speriamo. Sì, sì, riaccenderò il lume di candela. Da ridere. Ti giuro, mi viene da ridere. È veramente il più classico dei Poltergeist. Avete un minuto a partire da ora. Votate. Volgar, sei proprio un pignolo. Ma dove vi vuoi? No, spassati. The slide that never goes out. Casca pennello. Dite qualcosa. Beh, Giova, com'era il tempo da te oggi? Mamma mia, che fantasia. Niente, ho detto dicendo? Intrattenete, com'era il tempo da te? Cioè. Vabbè, splendido. Mamma mia. Sono degli intratteritori nati. Allora, andiamo a sentire i messaggi qua. Io sono esterrefatto. Per il voto non ho dubbi, voto assolutamente Robert Plant, cioè è il dio del canto. Comunque, GG per voi, che veramente stasera va tutto da dio. Grazie. Grazie per il GG, veramente me lo merito stasera alla grande. Porca polgar miseria, guarda. Una cosa incredibile, io non ho mai vissuto una situazione così complicata come quella di stasera. Non so perché. Non so perché. Veramente i misteri della fede. Allora. Ordunque, Polgar, per caso, hai delle percentuali? Ui. Non Bulgaria. Ma no, però è una maggioranza piuttosto decisa, perché siamo a un 56-90 contro un 43-10, quindi insomma. Decisa, vabbè, decisa. Non è proprio, non è tanta riposo, diciamo. Non è proprio. Mi sembra che... Quindi passa ovviamente Robert Plant. Che... Ovviamente perché? Ovviamente. Perché stiamo parlando di cantanti rock. E se mi vuoi dire che c'è qualcuno qui dentro che è più un cantante rock di Robert Plant, non lo so. Enrico, comunque per me vince Jeff Buckley, la voce degli angeli. La voce degli angeli, così. Così, se l'ha liquidato così. No dai ragazzi, stessa voce da 40 anni, concerti da 3 ore e mezzo, Robert Smith, per favore dai. Ragazzi, noi vi abbiamo fatto votar, ma votar non è stato ragazzi, amico. Eppure non c'è Armandino stasera, che state a combinare? Ma è tutto, cioè, il problema è, sono le macchine che si ribellano. No, non lo so, sarà l'estate che pure le macchine... Vieni un attimo, John, vieni qui, guarda che glielo dico io, ha detto che il migliore è Achillo Lauro. Ah, l'ha detto? L'ha detto? Beh sì, immagino, sarà un grande fan di Achille Lauro. Amici, noi siamo invece dei grandi fan della velocità stasera. Allora, la sfida è quella tra Freddie Mercury ed Eddie Vedder. No, scusate, prima è Bono contro David Bowie. Scusate. Perché andiamo su, andiamo sempre sullo stesso lato e si sale. Quindi, la sfida, c'è pure la zanzara, Polgar? Mi vuoi dire che c'è anche la zanzara? C'è anche la zanzara. Ce l'ho anche io qua, raga, mi sa che è passata nello schermo da voi. Non è possibile, non è veramente. No, veramente, ragazzi, non è possibile. Cioè, stasera siamo martoriati. Allora, tocca al liutaio, abbiamo fatto il giro della morte, quindi tocca a lui. Quindi, Bono Bowie. Allora... La peculiarità di Bono per me è riuscire a controllare magistralmente il flusso d'aria, perché quando è nel range basso lui non fa sì che ci sia un soffiato, come sarebbe più facile, bensì con questo controllo del flusso d'aria costante crea una risonanza di testa. E per esempio nella strofa di Guido Vidaccio si sente benissimo questa cosa, e quando sale però la sua caratteristica unica è rimanere comunque morbido, rotondo e pulito. Addio. Ma adesso arriva Bowie, cioè a livello tecnico è assurdamente semplice, la teatralità del suo timbro tipicamente britannico aiuta a dare quel colore alla sua voce che lo rende fondamentalmente unico, però è una teatralità che non è mai barocca, pomposa, perché la chiave di lettura principale per lui è l'eleganza, secondo me. Quindi ci sono 4 ingredienti principali nella voce di Bowie, quindi vibrato fantastico, una scansione perfetta di ogni singola sillaba, un'ambiguità, perché lui non è che si lancia mai, anche quando è più carico de pathos sembra sempre un po' che
ti porta per culo, vuole dire non finito dire il tempo, stesso. È finita, basta, ma basta. Non c'era il timer. E che te ne approfitti, non abbi pazienza, basta. ho contato io. Ma basta. Non credo. Vabbè. E soprattutto okay. Ho contato le donne che sono andate quindi, via, quindi abbi pazienza. Giudaio, chi cacchio voti, Bowie? Bowie. Oh, tu 2 ore per dire la cosa. Sì, che ma se non lo mettete il timer siete buffoni. Allora, noi non, è io che, non l'ho visto. Noi siamo qui a fare i conti con 1000 difficoltà, hai capito? E poi si lamenta e sì, si lamenta pure si lamenta. Con quel ciuffo dopo li riconto, è sempre pronto con la pappa pronta, certo. Lui, capito? Leo, tocca a te. Io questa sfida la faccio col sorriso e in ciabatte la fa con la pipa in bocca, guarda. Per me vabbè, Bono cantante formidabile, una voce che ho sempre amato, veramente qualcosa di assurdo, però io dall'altra parte c'ho un'ecletticità senza precedenti, un continuo innovarsi vocalmente, musicalmente, cioè io voto Bowie. 2-0, l'avevo già messo, guarda, perché lo sapevo il voto di Leo, quindi cioè era proprio quanto di più. Ormai mi conosci. Polgar. Come Polgar? Tocca a te, tocca. Bravo, infatti, Polgar, tocca a me. Polgar, tocca a me. La frase, okay. Cioè, io stavo dicendo questo. Mannaggia, guarda, allora ti dico una cosa, fino al 1987 secondo me questa gara era apertissima e avrei detto Bono. Poi sono passati 33 anni. No, lo sai che c'è, Bono ha una cosa in più, che è la potenza, e la potenza che però ce l'aveva fino a quel momento lì, poi l'ha persa. Poi ha iniziato proprio a cantare in maniera diversa, quindi se non era più quel modo di cantare alla Jim Kerr che lui aveva inizialmente, ok? Perché pure lui secondo me è un derivativo. Ma allo stesso tempo Bowie secondo me ha cantato una marea di generi, anche qui la versatilità è fortissima. Però io resto molto legato a quel calore lì. Preferisco i cantanti, non lo so se li preferisco caldi, sicuramente vivi, dico Bono. Sono un po' sorpreso da questa cosa. Io, allora in realtà devo trovare un motivo per cui far prevalere uno o l'altro, perché sono d'accordo sul fatto che dopo l'87 Bono ha cambiato, insomma. Però onestamente quello che è stato prima è stato enorme. Dall'altra parte c'è un personaggio che ha attraversato il mondo musicale in quasi tutti i suoi generi. Ha esplorato, ha fatto tanto e per questo si è messo più alla prova e quindi io voto Bowie. E allora ragazzi, io mi piglio un altro pizzone così sì, di sì. Proprio a portar via, ma tanto stavo ben sereno e quindi vado anche ad aggiornare la grafichella, caro il mio Polgar, perché a questo punto Bowie si scontrerà con Robert Plant, guarda che bella sfida. Questa è una sfida, è una sfida che non è affatto semplice secondo me. Allora andiamo a vedere la nostra tabellone che dice questo. Dice proprio così: David Bowie contro Robert Plant. Dobbiamo abbinare uno tra Springsteen e Maynard a Thom Yorke. Ma adesso andiamo dall'altro lato, perché la sfida è quella che vi annunciavo prima, tra Freddie Mercury ed Eddie Vedder. Se saliamo dallo stesso lato, adesso si, vabbè, fa la, okay. Si fa la stessa, vabbè, cosa. Vabbè, okay. Polgar, io ho poche regole nella vita, tra cui quelle di non avere regole sul tabellone. Bravo, questa esatto. È la cosa, ok, cioè, perfetto. Questa è la sfida che abbiamo ribattezzato tra Freddy e Eddie. E infatti io li vado proprio... Esatto, a chiamare per nome. Scrivi così. Sì, certo. Sì, li scrivo proprio così. La sfida tra Freddy e Eddie è a iniziare... Chi è? Leo? Sì. Leo. Leo. Sì, sono io. Tito. Aspetta che parte... Vedi, lui è irregolare, chiede il timer. Non c'è, è come ragione. Quell'altro che se ne approfitta quando non c'è. Ma quello è uno scorretto. Capito? Quello è uno scorretto. Ti ho fatto parlare un minuto. Sì, fatto un minuto sì, troppo, sì. Perché hai fatto 3 minuti. Allora, era il tempo giusto per salvare delle donne. Quindi esatto. Fidati che non ci siamo neanche riusciti. Perché comunque ci sono state delle perdite incredibili. Incredibili. Allora, Leo. Allora, abbiamo anche qua due mondi completamente diversi.
Da un lato una spinta, diciamo, vocale che mi emoziona in maniera particolare, che è quella di Eddie Vedder. E dall'altra Freddie Mercury, che comunque è vero, in live era uno che aveva bisogno di aggiustarsi, però ha portato una grandissima emozionalità, nonostante anche a livelli molto alti in questioni di tecnica. Sono abbastanza in difficoltà. Però se devo pensare a un cantante rock, io voto Eddie Vedder. Quindi il tuo voto va per Eddie, e quindi aggiorniamo la grafica. Direi che touche moi, Polgar. Se vogliamo rispettare almeno queste di regole, sì. E... E anche qui il calore è fortissimo in Eddie, soprattutto per quanto riguarda i primi dischi. Poi anche quello, ahimè, va scemando, prigioniero di una tecnica che lui si costruisce addosso. Un po' come tanti cantanti che diventano un po' la caricatura di se stessi, no? Quindi capiscono cosa funziona, come devono cantare e ottimizzano. Però Freddie Mercury secondo me è proprio un cantante di altro spesso. Posso chiedere l'aiuto di un mio amico e mi gioco anche 37 secondi. Ragazzi, premetto, sono un fan degli U2 della prima ora, li ho seguiti almeno fino al pop del 97. Ma il signor Bono al compianto David Bowie deve portare... Adesso sono serio. L'acqua con deve le portare il rotolo di carta igienica fino alla soglia. Sei sempre così teatrale. Del bagno. Ovviamente puoi non entrare. Ecco. Certo. Ho detto tutto. No, poi non deve punto e virgola, due punti e a capo. Poi non deve entrare. Grande Fabio. Grande Fabio. E allora te la dico proprio come sta. Freddie Mercury è un grandissimo cantante, mi è sempre piaciuto da morire, bravissimo tecnicamente, un mostro. Eddie Vedder però mi ha emozionato in una maniera pazzesca, proprio con quel tipo di calore, perché per me le voci rock sono più quelle da Springsteen. Quindi ti dico anch'io Eddie Vedder, non ne faccio un discorso meramente tecnico, anche se è tecnicissimo anche Eddie perché è iper preciso. Ne faccio un discorso di botta, di pompa, e secondo me a pompa, per quanto Eddie se ne intendesse di più, è Freddie, dico Eddie. Quindi per me è un 2-0. Allora, Utah, no, Polgar. Allora, ho la stessa difficoltà che avete voi. Io non saprei veramente cosa dire, perché dal vivo sono stati tutti e due grandissimi. Sì, uno si aggiustava di più perché comunque spingeva molto di più. Ho capito. No, sì. Ho capito, ragazzi, però bisogna anche considerare alcuni fattori. Non si può pensare che uno si fa una tournée mondiale di 2 anni e no, non si aggiusti, perché onestamente no. Cantando come cantava Freddie Mercury non è semplice, anzi è quasi, non è neanche umano. No, però ci si sceglie un registro che puoi fare anche dal vivo, se no vuol dire che stai andando un po' oltre i tuoi limiti, no? Vabbè, un personaggio che i limiti riconosceva poco, quindi probabilmente li ha espressi anche in quel modo. Vedder, io l'altra volta mi sono rifiutato di votare quasi perché per me è un gigante. Io l'emozione che mi ha dato Eddie Vedder, pochissimi cantanti me l'hanno data. Però se dobbiamo giudicare un cantante rock, io voto Freddie Mercury, perché comunque si è spinto oltre. E allora hai votato Freddie Mercury, allora, sì. Ti aggiorno, ti dico una cosa che non sai, hai votato Freddie Mercury, gli hai dato l'1-2, tocca agli Utaro a questo punto. E resetta perché sennò poi... Ah no, scusa, aspetta un attimo. No, fermati perché vai. Poi tu rompi, vai. Spesso il virtuosismo per acchiappare un po' l'orecchio delle masse in certi cantanti consiste nel cercare di andare il più su possibile, e non che Fred lo facesse male questo, però delle volte era senza più di tanto controllo, mentre se vogliamo parlare di Vedder c'è una dinamica maggiore,
c'è un'energia alla pari, forse maggiore. Secondo me c'è anche moltissimo carisma. Anche quando parla, se sentite parlare Freddie Mercury o Eddie Vedder, già in Eddie Vedder si sente una voce profonda, piena, risonante. Quindi vabbè, ho capito, è proprio, ma una, se dobbiamo giudicare le interviste, biologica. Quindi poi lui riesce a portare questo, la sua voce naturale, anche nel cantato. Quindi tenendo la laringe sempre molto alta, unita a una spinta di petto, ha detto laringe spinta di petto, riesce secondo me a dare un controllo maggiore. È come stato al macellaio. Uguale. Io voto Vedder. Porca miseria, devo sentire un pizzone fortissimo. Sì, sì, fai lo spiritoso, fai lo spiritoso. Allora, intanto, datemi sto pizzone. Mi ha interrotto. No, non ti ho interrotto, ho commentato, è diverso. Allora, intanto, Liutaio, guarda, mi meraviglio di te perché sei riuscito a ucciderle in un minuto e dieci, che non era semplice, perché già 1:10 erano. Con la laringe le ho uccise. Sì, sì. No, poi il petto lì che... L'hai sicuramente uccisa a colpi di laringe, ma sono veramente resto impressionato perché non pensavo che fosse possibile, pensavo oltre i 2 minuti fosse la soglia della morte. E invece hai fatto il numero, hai fatto il miracolo, anche tu sei un virtuoso da questo punto di vista. Andiamo ad aggiornare subito la nostra tabellone che dice questo. Quindi Eddie Vedder si incontrerà, sconterà contro le stelle, continua. Io questo scontri, non volevo, siete delle merde. Gli scontri mortali nel mondo del grunge mai esistito. Questa volta saliamo su e la sfida è tra Peter Gabriel e Jim Morrison. Chi cacchio inizia, Polgar? Tu. Non è bello da parte tua, eh? Ho detto troppo deciso? Non è bello. Okay. Guarda che dopo c'è papà, eh. Quindi ti conviene cominciare adesso. Allora, tra Peter Gabriel e Jim Morrison io preferisco Peter Gabriel, perché ha una timbrica, secondo me, molto più unica rispetto a quella di Morrison, che è un figlio di Elvis. E di Sinatra. E sì, è molto più crooner, mentre Peter Gabriel ha proprio un dono naturale, che è una timbrica fuori dal comune. Non facciamo, no. E anche un bel 25 a riposo. Non cadiamo sempre nelle. Non rientra. Come fai a saperlo? Non rientra. Non fare domande. Lascia stare. E con Jim non ci siamo incontrati per motivi anagrafici, certo. Altrimenti avrei saputo anche di lui. Ma trovo Gabriel più che mi parla meglio. Quindi per me è un punto per Peter Gabriel. Polgar, per te? Io trovo che ci sia una fortissima componente di ricerca in Peter Gabriel, che ovviamente Morrison è meno marcata non per mancanza di talento o perché il mio cronometro è partito da 40 secondi? Perché è giusto così, okay, Polgar, che devi farci, perché so che ce la farai. Comunque. quindi la timbrica è particolare, però sinceramente, parlando sempre di cantanti rock, quello che ha fatto Jim Morrison non è assolutamente replicabile. Ok. E lui, da un punto di vista emozionale anche, a me dà molto di più. Quindi io voto Morrison. Oh, guarda che bravo che ce l'hai fatta ugualmente anche con gli scarti. Sono uno preciso. Con i miei scarti. Liutaio, tocca a te. Siamo 1-1. Allora, Morrison io lo vedo molto centrato in ciò che ha fatto. Non riesco a immaginarmelo con una certa versatilità, per quanto quello che ha fatto è molto caratteristico a livello di rock, però per me qua proprio non c'è minimamente partita, perché Peter Gabriel ha passato 5 decadi facendo vedere che la sua voce era attuale in ogni periodo, dai 70 fino ad oggi. 70 a riposo, ricordiamolo anche in quel caso. Standard riposo, caspita, certo. Che già bastano. Io voto Gabriel. Però scusate, posso fare una piccola precisazione? Ma cioè, figurati, pensare, no, Polgar, no, no, se scusate, non la puoi fare. Figuriamoci, ecco adesso, ora chi ci siamo sta. Noi perché per non farlo? Certo. Usate come argomentazione l'ipotesi di immaginare
un cantante morto che canta qualcos'altro. Per la versatilità. Ma la versatilità, se quello ha fatto la musica che ha fatto e poi è morto e non ha fatto 50 anni di musica, non può essere considerato. Morrison non avrebbe fatto, ma non lo puoi sapere, ma come fai a dire una cosa del genere, cioè, come Peter Gabriel, oggettivamente non puoi dirlo. Ma anche per una questione di timbro, quel timbro lì, ragazzi, Kuner, non è, cioè, andava bene per quelle cose, va bene con il Vox Continental di Roy Manzarek, con altro non ce lo vedo proprio. Vabbè, per me è si dovrebbe basare il commento su un qualcosa di oggettivo e non di pura fantasia. Bene con il Vox Continental. Sì, sì, no, ma lui, lui non riesce, non resiste. Qua proprio avete fatto il numero che non dovevate fare. Ha fatto il numero che doveva fare. Leo, 2-1, tocca a te. Prego, sparire. Volevo dire una cosa veloce prima. Cioè, allora, io vengo invitato qua. Io di musica non so niente. Vengo invitato qui per sorridere. Certo. E voi facendo così le mandate via tu. Ma no, voi, ma perché continui a dire voi? È sempre lui. È sempre io lui. Di musica non so niente. C'ha 50 chitarre là dietro. È una cosa tremenda. Proprio il figlio, guarda. Vai. No, allora, io qua ho pochi dubbi, perché per me Peter Gabriel rappresenta uno dei cantanti rock per eccellenza. A me Peter Gabriel sta simpaticissimo. Ma... no, però con questo non voglio dire che Morrison cioè, sia l'ultimo della lista. No. Però, cioè, io trovo anche una tecnica decisamente superiore in Gabriel rispetto a che Morrison, quindi per me è 3-1. Allora è 3-1, ne prendo atto e quindi andiamo ad aggiornare la nostra grafica della nostra splendida tabellone, eccola qua che la introduciamo. Che meraviglia, che meraviglia, è veramente molto molto bella. Eccolo qua, Peter Gabriel contro Jeff Buckley. Manca l'ultima sfida adesso, guardate che lì è bruttina, non c'è niente di cui ridere da quelle parti, perché veramente c'è l'amarezza. Allora, Jeff Buckley contro Peter Gabriel, Eddie Vedder contro Layne Staley, Plant contro Bowie, e adesso vediamo Thom Yorke contro chi si andrà a sfidare, chi tra Bruce Springsteen e Maynard. Chi inizia, Bolgar? Tu che sei preciso e pignolo, tocca a te. Io. Bolgar. Ho capito, cioè, che cosa vuoi che ti fai? Non ho idea di che cosa votare, nel senso che... sono due personaggi che hanno illuminato il mondo della musica in modo diverso. Io musicalmente amo molto i Tool e ovviamente apprezzo molto Bruce Springsteen, quindi se dovessi fare una valutazione del mio gusto personale musicale voterei Maynard. Dall'altra parte Bruce Springsteen ha attraversato varie fasi dando prova di essere un grandissimo cantante. È sempre una, me ne devi dire. È sempre una, te ne devo dire. C'ho 1:11, adesso faccio le mie considerazioni. Sfruttalo esatto, tutto. Ma non le faccio in silenzio. Fai delle dichiarazioni. Le faccio in silenzio, le mie considerazioni, perché non ho idea veramente di come poter far prevalere uno sull'altro. Diciamo che voto Springsteen perché ha fatto di più. Però è sempre vocale quella questione. Non sì, voglio sì. fare io il no, no, lo merda. So, però ho capito, onestamente io non so veramente, qui non sapevo. Va bene, hai votato Springsteen. Chi far prevalere. Hai votato Springsteen in 1:30, quindi... Mai durato così tanto, credo. No, infatti, ma neanche proprio... No, appunto, infatti, no, è a quello mi riferivo. Certo. Liutaio. Allora, Maynard c'ha il grande merito di riuscire ad avere un livello di naturalezza estremo con una grande particolarità tecnica che è solo sua, ossia praticamente il punto di risonanza della sua voce è sempre centrato perfettamente sulla testa. Vabbè, dai, un po' di tecnica, stiamo parlando di tecnica. Cazzo. Fallo parlare, Polgar, fallo parlare. Quindi questo punto di risonanza è sempre fisso, ma al tempo stesso tiene la laringe molto bassa per non risultare mai sguaiato, e questo lo rende unico.
ispirazione a livello tecnico. Springsteen invece inventa proprio un modo di cantare, c'ha una tenuta dal vivo fuori discussione, c'ha un'altra grande particolarità, perché spesso quando si parla di cantautorato si pone su un piano superiore il contenuto testuale rispetto alla forza, alla veemenza dell'intenzione vocale. Secondo me Springsteen in un certo momento in cui i cantatori cantavano in una certa maniera, lui supera questa cosa, la porta a un livello superiore, un livello quasi più popolare con la sua voce, anche meno snob. Quindi per questo io voto Springsteen. È un due, è d'accordo. Comunque, quanto spesso si parla di cantautorato? Io questo mi chiedo. No, no, se ne parla. Da liutaio se ne parla spessissimo. Si parla tanto di laringe da liutaio. Meno così di... Non so se hai notato. Chiarissimo. La laringe è un tema caldissimo. Certo. Non si può dire in parte cantatore, Springsteen? Cioè. No, non ti stavo contestando il fatto che fosse un cantautore. È che tu hai detto spesso quando si parla di cantautorato. Io ho detto quanto spesso si parla di cantautorato. Ha voluto fare una pignolata. Io pensavo a cose da latte alla ginocchia, perché a me Dylan dopo un po', capito? Sì, certo. Questo. Comunque capisco. Sempre quando c'è Leo Vaccanite. Leo, prego, 2 minuti per te. Poi non devo parlare a plurale. No. Allora, sono parecchio in difficoltà. Sì, sono d'accordo sia con Gabriele che con Giovanni, perché Springsteen comunque incarna il modo di cantare rock, ha inventato un modo di cantare, solo che dall'altra parte Maynard c'è uno sbruzzo. Mamma mia. Lo so. Cioè, in Jimmy, in Vicarious. Certo. Tira fuori delle robe assurde, veramente assurde. Lo tira proprio fuori, cioè... Sì, l'ha fatto anche in live, sì, può essere. Sì, lo espo... No. 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 Ha fatto Morrison, però se... No. No, però voto Springsteen. Trois? È un trois, quindi di fatto è già history, come si dice. È già segnata la faccenda. Io... A questo punto non mi sento, do un voto a Maynard, proprio perché mi sembra più corretto non mandarlo via con uno sweep. Probabilmente avrei votato Springsteen, molto probabilmente, però devo dire che voto in questo caso voto Maynard per una unicità della sua timbrica, che è di una tecnica molto personale. Di controllo della voce, che è assolutamente personale ed estremamente difficile. È vero. Che onestamente non gli ha preservato proprio la voce fino all'età di adesso, perché ha perso qualcosa. Però poi bisogna vedere quanto dipenda soltanto da quello, possa dipendere, non so, da vizio o altre faccende. Comunque questo non lo so, però do questo punto ugualmente a Maynard, quindi è un 3-1 di fatto e si concludono così gli ottavi di finale e si aprono di fatto i grandissimi quarti, caro Polgar, i quarti di finale. Quindi, ragazzi, eccoli qua. Q2 hai detto? Quarti di bue. Allora, quarti di finale che sono abbastanza ostili. Andiamoli a vedere. Tom York contro Bruce Springsteen, David Bowie contro Robert Plant, Jeff Buckley contro Peter Gabriel, Eddie Vedder contro Layne Staley. Insomma, c'è parecchia carne al fuoco. Direi che ne vedo fin troppa di carne al fuoco. Io direi di mandare in onda un attimo di pubblicità, ok? Vai. Rinfrescante. Ciao, sono il Manzu. Anch'io rinfresco la mia estate con i fantastici e un po' di Polgaretti è sponsor ufficiale di Alive Music Channel. Vai. Giusto. Bene. Un consiglio per voi, chiaramente per acquistare qualcosa di buonissimo, vi chiedo, ovviamente visto che siamo 227 persone a riposo tra l'altro questa sera, vi chiedo di abbonarvi a questo canale.
questa è l'ultima League of Rock della stagione, poi dopo la pausa di agosto riprenderemo a settembre. Spero che riprenderemo insomma con una bella situazione, anche magari tutti e quattro dentro casa se possibile. Sarebbe bello, eh? Vedremo, sarebbe bello. Vediamo nel frattempo che ci regala il Covid, che cosa ci regala anche la situazione traslochi dei nostri amici Armandino e Andrea De Gregorio, che comunque vi salutano sempre. Non ci guardano mai, ma ci vi salutano sempre. E andiamo a sentire invece dei messaggi vocali. Io volevo solo dire una cosa al nostro caro amico Utah. Cioè, ci stavo provando con una ragazza, ci stavo anche per riuscire, ma era lì lì per darmela quando poi ha iniziato a parlare di Bowie e Bono. Niente, ho toppato anche stavolta. E beh, che vabbè, cazzo. Ma però era chiaro che non c'era. No, ma dove vai? No, ma possiamo ancora parlarne? Ti prego, questo rapporto possiamo ancora salvarlo? No, ti prego, non andare via. No. Ma è impossibile, no, impossibile. No, se n'è andata. Niente. Ma è impossibile. Tu sa, con i tuoi discorsi hai mandato via il fiore, il fiore della tua vita, certo. Che amarezza. Gli anni più belli della allora sua vita. Mi chiamo John Paul Jones per tirarmi sul morale, va. Certo, lui poi fa anche quello. Sì, certo, è un trattenitore. Chissà come te lo tira su poi. Ma cosa c'entra? Sei il solito pagliaccio. Deficiente. Come fai a dire che Federico oggi non sarebbe più un cantante attuale? Ecco. Non esiste proprio. Un guarda, cretino. Ti meriteresti un bel pizzone. Sei un cretino, sei. C'ha ragione, però. Ma poi questo è un pezzo. Zitti, zitti, che non si sente nulla, zitti. Vai. Ma poi questo snobismo musicale, che se un pezzo diventa strafamoso, allora, di conseguenza, non è più un pezzo importante. Sei il solito pagliaccio. Grazie, grandissimo, oh, Francesco, mia, ragazzi, grandissimo. Francesco, sei un fenomeno. Ci regala un grande momento. Ma ha un etto di laringe, a quanto sta al supermercato? Bravo, l'idea, quanto lo fanno? Quanto è al chilo la laringe? Dipende dalla punta di petto. 30. O 30 riposo. Chiaramente. Anzi, poi dite che noi ce ne andiamo. Sì, ma ciao. Mi fate fuori Morrison, che è un'icona sexy, rock, sex, blues, poesia allo stato puro. Certo. E allora me ne vado. Lo vedi, mica però, io ho cercato di salvare. Però Peter Gabriel con la riga e mezzo non è un gran figo. Okay, Corey Taylor bene. L'ha fatto fuori il pubblico settimana scorsa. Esatto, ricordiamo. Comunque ragazzi, stasera il migliore in campo è Polgar, eh? Sì. Polgar, grazie, amico Fabio. Mio, un grazie, abbraccio, Fabio. Ti apprezzo. Così grazie Fabio. Non si può mandare a casa no. Freddie Mercury oh. Contro Vader. Che poi sono 20 anni che siamo aggiunti. Scusami Fabio, non ho capito contro chi. Mercury contro Vader. Che poi sono 20 anni che siamo a giudicare. Fabio, mi sa che c'hai la lingua sudata. Ho paura. Comunque questa zanzara ci sta massacrando, perché non va via? Che poi sono 20 anni che stiamo a giudicare per Gem che non fanno un disco decente, anche per colpa della voce di Eddie Vedder. E lo mandiamo avanti così. Così. Vabbè. Ma io dubito che sia per colpa della voce di Eddie Vedder, onestamente, però vabbè. Ragazzi. Ma infatti è un altro. Allora io lo dico chiaro e tondo: a me Polgar sta simpaticissimo, ma stasera o ha bevuto o ha assunto sostanza allucinogene, perché non si può, dai. No, cioè. È vero, è vero, è vergognoso. Ragazzi, c'è una legge fisica non scritta secondo cui ogni vocale di Fabio è un capolavoro. Bene. Nuova legge nella Costituzione italiana. A me Polgar sta simpaticissimo, ma stasera secondo me o ha bevuto o ha preso sostanze allucinogene. Se mi capire, Freddy Mercury è uscito per colpa di Darth Vader, no, non esatto, ho capito. Esatto, sì, la forza. Il lato oscuro, sì. È stato il lato oscuro. Amici, amici. Le Zeppelin, ancora no, sbagliato. Mi sto sentendo male. E te credo, come te vuoi sentire. Amici, è il momento di entrare nel vivo. Dimmi, Paul. Ridai il numero, perché stanno mandando sempre gli stessi messaggi. Ho capito, 351-839-573. Forza. Per i vostri messaggi. Forza, mandate. Forza, intervenite, parlate, fateci sapere che cosa ne pensate. Insultate. Nel frattempo, tocca a me. Certo. No, no, è quando si riparte, lo sai che si riparte da su. Arrivo. No, dicevo insultate Liutaio. Ah, certo, insultate Liutaio è un altro discorso. La sfida tra Bruce Springsteen e Tom York. Dai, divertiti. Vai, vai. Ma, guarda, per me la strada di Tom York si interrompe qui.
torno sempre al discorso delle voci che forse preferisco, che sono molto emozionali e calde. E Springsteen è quel tipo di voce. C'è solo un'eccezione per me in questo tabellone, ma è di un altro pianeta, ok? Però poi ci arriveremo. La voce di Springsteen ha pienezza, ha la parte roca, cioè ha estensione perché è altissimo, riesce a essere altissimo. Ha un'incredibile versatilità perché può cantare un miliardo di cose diverse e soprattutto è un trademark assoluto. E l'ha inventata lui una voce così. Per York non posso dire la stessa cosa, però credo che proprio tecnicamente Springsteen sia un cantante più dotato rispetto a Tom York. E quindi voto Bruce Springsteen. Non avevo fatto neanche partire pezzi. Vabbè, ma sei stato nel 45 secondi. Sono massimo, stato quindi nella media delle mie prestazioni assolutamente, sessuali. Assolutamente. Assolutamente. Preliminari okay. Compresi, però. E sigaretta, vai, Polger. Certo. Allora, io sinceramente non sono d'accordo con te. Penso che Tom York, per quanto non abbia inventato nulla, l'ha interpretato molto bene. E sono due voci uniche, solo che credo che Tom York abbia cercato qualcosa di più di Bruce Springsteen e quindi per me è Tom York. Allora, per Polgar è Tom York, quindi è un 1-1 al momento. Tocca al liutaio, spiace per le donne, però lui... Ma possono silenziare eventualmente. No, però ragazzi, io vi do, ragazze, vi do una buona notizia, perché è una news della scorsa settimana e ancora non c'è l'ufficialità più totale, però probabilmente liutaio verrà usato in alcuni stati americani, in alcuni stati della Nigeria dove c'era l'infibulazione come sostitutivo, diciamo, cioè, perché è giusto che ci siano dei metodi. Come cacchio ti è venuto in mente? È giusto che ci siano dei metodi. No, l'ho letto. Come ti è venuto in mente? È un metodo incivile. Esatto. È un metodo veramente incivile. È orribile. Okay. Vergognoso. E finalmente le donne in genere hanno detto: bene, soffriremo, però era ora di avere qualcosa, insomma, di più abbordabile. Un attimo che ci sono dei messaggi, scusate. Per recuperare un po' di gnagna bisogna un Ripeschi in semifinale, un Massimo Di Cataldo, un Mirko Levi Hive, roba del genere. Certo Albertone, adesso vedrai che ci lavoriamo. Grazie, scusate il ritardo, ma sono uscita da lavoro poco fa in pratica, ma che cosa mi sono persa? Degli addii notevoli. Niente, certo. Sono contento che abbiamo il più grande imitatore dai tempi di Gigi Sabbani. Certo, Gigi Sabbani che manda dei vocali, è una cosa bellissima. Assolutamente, il nostro grande Francesco Lamantia. Allora, chi... Liutaio. Uno a uno. Provo un po' di fastidio nel dire che sono d'accordo con Polgar. Vabbè, però mi stai inseguendo. Lo so che dà fastidio anche a te, reciproco, ok. In quanto comunque York crea un mood particolarissimo. E... Però a livello vocale di timbrica, visto che qui comunque stiamo già su dei livelli altissimi, secondo me... io devo andare in questo momento a prediligere quello che mi porta un'emozione maggiore e, come dicevo l'altra volta, l'immediatezza di Bruce Springsteen, sia nel suo modo di cantare sia nel modo di comporre, è diciamo è maggiore rispetto al livello forse un po' più cerebrale che sta all'interno di Radiohead, e quindi io preferisco questa naturalezza, e nonostante che gli piacciono le rocce, voto Springsteen. È vero, questa è una cosa odiosa di Springsteen. Questa cosa? Ma che state dicendo? Red Head Woman è terribile. Ecco, guarda, hai fatto rispetto. Allora, lo vedi che è colpa tua? Ho nominato i lo vedi che è colpa tua? Non è possibile andare avanti. È chiaro che si surriscalda. No, ma è bello che non funziona più. Manco cortele neanche col tescelomando funziona. Guarda qui. Quindi ti devi alzare. Poi che devi alzare, c'è un pulsantone dietro. Schiaccia, strucca il pulsantone. Vai dietro, strucca il pulsantone e vedrai che tornerà la luce. Nel frattempo, Leo, ti chiediamo di argomentare in 2 minuti.
Anche meno. Allora. È struccato il polsetto. Appena sfiorato. Strucca. Certo, scusa. Dai, poi dicono che mi interrompete. No, è Polgar. No, allora, io qua faccio veramente tanta fatica. Cioè, preferivo la sfida precedente tra York e Reznor, non questa. Perché comunque abbiamo due mondi diversi. Uno che ha inventato un modo di cantare, comunque, vabbè, Thom Yorke, per quanto io ho detto prima della sua derivazione, non intendevo che fosse una colpa. Però, a parità di grandezza, io voglio votare per chi mi dà più emozioni tra i due. E chi è? E York. E allora, hai visto? Dai! E allora, qua si va un mega tilt clamoroso dell'era Mesis. Bravo ragazzo! Quindi, allora... Togli la patria potestà. Sì. Qualche soddisfazione te la do. Se vota, spreci. Allora, amici, dovete votare per... Allora, attenzione, perché sono invertiti rispetto a come erano prima. Quindi dovete votare per A, York, e B, Springsteen. Ve lo ripeto, quindi se la vostra intenzione di voto è per Thom Yorke, votate A. Se invece è per Springsteen, votate B. Voi avete 2 minuti... A partire, scusate, un minuto, 2 minuti ce l'abbiamo noi. Avete un attimo che Polgar si è amareggiato. Avete 1 minuto, bello, a partire da ora, via. No, adesso un messaggio serio, sarà l'unico di tutta la serata probabilmente. Ma in merito a quel nuovo programma che farai a settembre, in cui ascolterai i nuovi musicisti, cioè per esempio io ho 16 anni e voglio mandare una delle mie prime canzoni che ho appena finito di scrivere con la chitarra, in cui canto anche, cioè posso farlo e tu me la giudichi e mi dici questo va bene, quest'altro puoi migliorarlo, cioè così, se ho capito bene, perché se è così è una figata pazzesca. Assolutamente. Hai 16 anni? Sì, a 16 anni, e poi 16 anni sembrano pochi, poi ti volti a guardarli e non li trovi. Non li trovi. Bravo. E sì, certo, assolutamente. E non riguarda solo. Cioè, tu puoi mandare quello che vuoi. Nel momento in cui ci sarà un pagamento di 5 euro per poter mandare il vostro materiale, ok, questa è la gabbola, diciamo. Se non sei abbonato, altrimenti se sei abbonato al canale, anzi, vi ricordo che per essere abbonati al canale è facile. Se siete abbonati potete mandare tutta la roba che volete ogni volta che volete, non c'è nessun problema. E potete mandare il vostro materiale anche se è un demo chitarra e voce. Non è detto che debba essere una produzione finita, mixata, masterizzata. Non andremo neanche a discutere del missaggio o del mastering, se c'è il mastering. Non è quello che ci interessa. A noi interessa la canzone, ci interessa l'arrangiamento, ci interessa quello che può essere il limite o i pro e i contro di quel brano. Quindi assolutamente non puoi mandare quello che vuoi, anche un'idea di canzone. Giudicheremo il testo, se c'è il testo, giudicheremo una serie di elementi. Quindi tranquillo, è una sorta di, è un panel di persone che stanno lì per cercare di aiutarvi, non per uccidervi o per ridere di voi. Ragazzi, io mi stavo sinceramente tirando una pugnetta, poi Luteo si è messo a parlare e niente, la mia mano se n'è andata, tipo famiglia Adams, si è rifiutata. È vero. Pure però cioè, se l'è tirata mentre ascoltava noi praticamente. Sì, praticamente sì. Ragazzi, è una chiara ribellione della tabellone a Luteo, mi sembra evidente. Sì, è vero. Comunque gli Utaio lo utilizzavano anche al posto delle vuvuzela in Sudafrica per creare fastidio agli abitanti del luogo. Io te lo devo dire, io pretendo una percentuale sui polgaretti. Tu ti stai arricchendo grazie al mio cognome. È vero. Infatti non esiste proprio, Guarda, comincio a preferire Morrissey a te. C'è una squadra legale. Certo. L'aveva detto che arrivava. Io voto York. Non sono mai stato un fan di Vasco Rossi. Grazie. Allora. Dio mio, Fabio. Ragazzi, Grande Fabio. Meraviglioso. Percentuali. Le percentuali, certo. 54 e 41 a 45 e 59. Ok, quindi non c'è stata Bulgaria. No, direi di no. Per? Springsteen.
ma veramente. Eh sì. Quindi Springsteen è il primo semifinalista di questa League of Rock. Mi avete ucciso Tom York. Di questa League of Rock sui cantanti. Mi avete morto Tom York, dice Polgar, che chiaramente si indigna. Andiamo a vedere la nostra tabellone. Eccola qua, vedete, Bruce Springsteen è il primo semifinalista. Adesso andiamo giù, andiamo a vedere direttamente contro chi si scontrerà. E la sfida è quella tra Bowie e Robert Plant. E a questo giro, Polgar, tocca a te iniziare. Io come argomento a piacere avevo portato Buckley e Peter Gabriel. Non puoi, ovviamente. Ovviamente non puoi. Quindi Bowie Plant. C'è gente che c'è morta, diciamolo. Beh sì, indubbiamente. Allora, io onestamente... se devo giudicare quanto è stato importante un cantante, ho già un'idea di chi dovrebbe essere. No, però in realtà non è questo il parametro. Se devo giudicare quanto il cantante è riuscito a cambiare nel tempo, l'idea è un'altra. Non ho in realtà una grande percezione di come Bowie rendesse dal vivo. È abbastanza impeccabile. Sì, no, però l'impatto di questa sua ecletticità nel performance dal vivo. Dovendo giudicare un cantante, voto Bowie, perché Plant è Plant, che è un dio, che secondo me dovrebbe vincere lui. Ho capito dove vota Plant. No, perché devo giudicare anche quanto si è rinnovato un artista. E Plant le sue possibilità ce l'ha avute, perché non è che è morto una gara a tra 27 cantanti. Anni. Io non sono d'accordo su questo, è una gara tra cantanti, tra voci, quindi non lo so. E dovrei dare una alla componente emozionale un peso, secondo me, eccessivo. Ok, va bene. Quindi un voto per Bowie, per te. Liutaio, tocca a te. Due minuti da adesso. Quando prima avete dato un minuto solo per parlare, stavo finendo di dire una cosa su Bowie, che è molto, molto importante, ossia che lui a livello tecnico c'ha una tecnica che poi ritroviamo solamente in Jeff Buckley, ossia un modo di espandere e comprimere quando porta la nota di pancia per sostenere il registro alto. Questa è una roba unica che inventa lui, diciamo, e che poi è ripresa anche da Buckley. Detto ciò, io in questa sfida preferisco l'eleganza, la tecnica un po' più raffinata rispetto al cazzotto nello stomaco, che è importantissimo in Plant, che è, ecco, se dobbiamo parlare proprio di rock puro, effettivamente anche qui sono d'accordo con Gabriele, e io voto Bowie. 2-0. Leo, cioè è inutile, no? Possiamo saltare? Sì, sì. Okay. Intanto aggiorno le grafiche nel frattempo. Intanto parla, vai pure. È da quando seguo il canale che mi esprimo. Vabbè, tranquillo, vado al bagno un attimo. Sì, prego. Ho due minuti. No, però vabbè. Che devo dire, dai, raga? Niente, hai già detto. Sei stato chiarissimo comunque. Hai già detto... Di una lucidità. Ho già detto tutto precedentemente. Hai già detto tutto, che mi devo esprimere anch'io, no? Giusto? Questo per correttezza. Avrei votato anch'io Bowie. Quindi sarebbe stato... Beh vabbè, adesso non esageriamo, su. Ho detto sarebbe stato, perché non lo è stato, capisci a me. Ho voluto fare questa sottigliezza. La prima semifinale è quella tra Springsteen e David Bowie. Andiamo a vedere di là. La prima sfida è quella tra Jeff Buckley e Peter Gabriel. E inizierà il nostro liutaio, al quale resetto il timer. Vai. E qua te voglio. Allora. Questa per me è orribile, perché allora
Guarda, la butto un attimo su un piano che aveva tirato fuori Enrico la volta scorsa, parlando per esempio di Corey Taylor e anche di Buckley, il discorso di andare a reinterpretare per esempio il repertorio altrui, quindi fare cover di altri. E qui, anche qui, stanno entrambi su dei livelli allucinanti, perché sia Buckley ha reinterpretato benissimo, sia Gabriel. Cioè, io ancora c'ho la pelle d'oca per l'Arena di Verona per Heroes, cioè una cosa dell'era mai esistita proprio. E difficilissimo, ripeto, non è una colpa che lui sia morto così giovane, però il lavoro che ha fatto Peter Gabriel, tra l'altro senza essere camaleontico a livello di tecnica vocale, senza andare a modificare chissà quanto la sua voce, ma andando a rimodulare la sua capacità compositiva di volta in volta, partendo dai Genesis, poi da Carr, che per me è un capolavoro assoluto, fino alle ultime cose. Io non trovo mai un momento carente, che non trovo neanche in Buckley, ma diciamo che la pienezza della totalità della discografia di Peter Gabriel mi fa pendere di più dalla sua parte e voto Peter Gabriel. Ti sei salvato per 10 secondi, Leo. Era mortale questa, mamma mia. Sì, sono d'accordo. Allora, abbiamo... Io Buckley lo considero uno dei migliori cantanti forse che io abbia mai ascoltato. Dall'altra parte però è vero quello che dice Giovanni, Peter Gabriel ha fatto un lavoro che ovviamente Jeff Buckley non è riuscito a portare avanti, perché è venuto a mancare prematuramente. Un lavoro unico, un lavoro estremamente di qualità. 2-0 per Gabriel. Allora, io scusate un attimo che mi faccio ripartire anche il timer, però. Allora. No, io nei confronti di Buckley invece ho proprio quel tipo di adorazione vocale che supera quella che ho per Gabriel, perché nonostante appunto io ami voci più piene, quelle alla Vedder o alla Springsteen, in questo caso nella voce di Buckley io trovo tutto quello che mi serve. Non c'è nulla che non mi abbia mai fatto desiderare così tanto di continuare ad ascoltare la sua voce. Con Gabriel non ho lo stesso tipo di trasporto, non ho questa urgenza di ascoltare altro. Con Buckley sì, perché, e purtroppo non ho potuto sentire, ma anche quando escono le ristampe, anche quando escono dei dischi di cover inedite, poi nella maggior parte dei casi, ho questa sete di ascoltare la sua voce, proprio il bisogno fisico di ascoltare di più, ancora di più. Nonostante ne abbia codificato ogni tipo di sfumatura, trovo che ci sia sempre qualcosa di più e qualcosa di più magico. E quindi per me il voto è per Jeff Buckley. Allora, io mi trovo d'accordo con Giovanni sul discorso che non è una colpa essere morti prematuramente, però effettivamente quello che Gabriel è riuscito a fare nella sua carriera è gigantesco. Però sono d'accordo con te. In un lasso di tempo molto breve, Buckley è riuscito a esprimere un qualcosa di unico. E tutte le volte che esce qualcosa di nuovo, di inedito, rimani sempre a bocca aperta. Folgorante. È una cosa che io non ho mai trovato in nessun altro cantante. Io nemmeno, onestamente nemmeno. Quindi io voto Buckley. E allora, amici, è il più classico dei tilt. Questo ci poteva anche stare. Beh, sì. Sì.
Allora, sono contento del tilt io. Anch'io sono contento. Tutti credo, perché veramente anch'io sono contento. Allora amici, dovete votare A per Jeff Buckley, B per Peter Gabriel. Avete un minuto a partire da ora. Forse c'era iniziate, già iniziate una certa Bulgaria. Devo votare? No, chi voti tu? John, chi voti? Bowie. John Paul Jones vota Bowie. Ah, vabbè, ah, perché sei legato al dito per qualcosa, dai. Pensa, vabbè, ma quello certo, è strano, ma chissà che problema c'ha avuto interno. Sofferenza sulla faccia di liutaio. La sofferenza. La sofferenza vera, ma tu non sei quella nella faccia delle donne. Sulla faccia delle donne, canzone appunto degli Stadio, esatto, scritta da Curreri dopo un pippone. Una busta di liutaio. Busta di liutaio. Oh, ma alla fine ci ripensate proprio come i cornuti. Date delle spiegazioni meravigliose e poi alla fine votate per l'altro. Certo. Loro lo fanno però, Lo fanno loro, si chiama perché si chiama vogliamo suspense. Bene entrambi in sì, questo caso. Si dice che è suspense, ma ragazzi, non sono tornato ora. Sono perso qualche uscita importante. Un po' sì. Sì, certo, si sì, quella delle donne. Bravo, esatto. Prenditi le tue responsabilità. Tra l'altro ci arriva, tutte. Ci arriva una notizia bellissima. Io sono veramente molto contento. State un secondo solo. Ci scrivono, adesso lui non c'è, quindi non ci sente. Ci hanno scritto, pensa, quattro ragazze che erano rimaste in un vicolo di una bruttissima periferia del milanese e a un certo punto si sono ritrovate circondate da un branco di almeno 10 maschi che volevano, insomma, fare violenza su di loro. Hanno prontamente, così una è stata molto brava, ha acceso la diretta di Alive, fatalità, c'era liutaio, sono scomparsi e sono andati via, e quindi ci volevano ringraziare perché insomma sono state molto 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 contente. Il salva la vita agli utai. Sì, 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 assoluta. Salva sì, salva. Stava a parlare male di me, vero? Buonasera Terry Bandini. Ciao. Io comunque volevo spezzare una lancia a favore di Liutaio, che con le sue digressioni tecniche sinceramente ci fa sbruzzare e le ci vuole qualcuno poi un po' più capisci a me. Ragazzi. Grandi ragazzi. Aspetta, chiamo. Una frase ma sempre di lucidità. 100 messaggi, cioè una frase. Io da ragazzino, per procurarmi autoerotismo, avevo o l'album di Jeff Buckley o Postal Market. Ah, ecco. Finivo sempre su Jeff Buckley. Esatto. Non sta bene, però, eh. No. Evin. Non sta bene. Evin. Kevin. Evin, un po' lo sapevamo. Sento l'ultimo messaggio. Le donne che stanno ancora qui sono le migliori, su. O perlomeno sono quelle che sopportano. Sono quelle, sono quelle sorde, diciamolo. Direi. Io suono il basso senza corde e fa impazzire le donne sorde. Direi che c'è della Bulgaria, ragazzi. Allora, poi che più ma si era visto nella chat. È già uscito nella chat. Ah, beh, giusto. Il no, ma si era visto nei commenti prima che sì, ci hanno insultato a me e a Leo. Allora. Esatto. Vogliono l'indirizzo mio e di Giovanni. Ma come vi è venuto in mente? Allora, un 75 a riposo, Paul. Mamma mia, ragazzi, una cosa veramente imbarazzante. Insomma, una roba niente. Invito ad approfondire questo 75% della discografia di Peter Gabriel. Vabbè, ma non è che uno non conosce Peter Gabriel se vota Jeff Buckley, abbi pazienza, cioè questo è un atto di arroganza. No, assolutamente, assolutamente, ma io l'ho detto che era difficile, però non devi rosicare, sei una brutta persona. No, non è rosicare, no, è un pochino più corposa da conoscere rispetto a quella di Buckley. Basta. Allora, manca soltanto... È il ciuffo che lo fa parlare così. Quello essere sconvolto. Sì, è il ciuffo di Morris. Allora, manca solo una sfida, ed è quella tra Eddie Vedder e Lane Staley, il derby derby. Che se già prima c'è stato il derby Chris Cornell, Lane Staley, se mi ricordo l'Italia, ti ricordi il Milan quando affrontò in semifinale l'Inter e in finale la Juventus? Quel tipo di poca tensione. Esatto, poca tensione. In due colpi io mi stavo per giocare le coronarie. In due colpi. A chi tocca? A Leo sto giro, vero? Essendo l'ultimo, sì. Uh-huh. Ok, allora ti tolgo la Bulgaria perché in fondo ultimo di mano, ultimo villano. Ultimo villano. Allora, a coso e Vader. Ah, è Vader. Al Vander il grande. Aspetta che mo ti faccio partire anche il timer, dammi un secondo che qui ragazzi, io so fa tutto qui, Cioè veramente non è che posso
voi non vi rendete conto, ma qui c'è un impianto di FIBA. Allora, prego, due minuti, vai. Brutale questa. Questa è brutality. Brutale. Brutality. Sì, sì, brutality, perché sono un fan del grunge proprio a livelli estremi. Allora... Quindi voti Morrissey. Certo, voto Morrissey per sviarmela. No, io sono in difficoltà perché da una parte ho l'emozionalità che non è data solo da una potenza vocale, perché comunque anche quando i Pearl Jam fanno canzoni piuttosto lente mi fa volare di brutto Eddie Vedder. E invece dall'altra parte c'è uno che mi fa venire la pelle d'oca perché ha un gruppo che mi ha fatto scapocciare da sempre, con lui con questo timbro vocale estremamente originale, estremamente potente. Vado un po' sull'emozione nei pezzi un pochino più lenti e voto Vedder. Porca zozza. Sai che mi hai stupito, eh? Pensavo che alla pensavi fine... Staley. Sì, non è la prima volta che me freghi, cioè si sono lamentate in tante anche di questo. Urca. Allora, sto cercando di pensare ai momenti vocali che ho amato di più. Di Vedder ce ne sono infiniti. Scusate che non ho fatto partire il mio timer. Di Vedder ce ne sono infiniti. Di Staley ce ne sono di meno, ma c'hanno dei picchi che sono veramente da ribaltabile. Quindi a questo punto sto cercando di pensare se tra una Indifference, una Nothing Man, contro una Rooster o una Nutshell o una Rotten Apple, quale di queste mi hanno fatto ingrifare di più. Inizialmente Vedder, poi invece in un secondo momento, forse in un secondo momento Staley. Quel tipo di atmosfera malata di Layne Staley, secondo me, è preferibile a quella di Vedder. Quindi io invece pareggio e voto Layne Staley. Polgari. Avrei detto il contrario, veramente. Infatti abbiamo votato al contrario te, Sergio. Ho votato al contrario te. Allora... Vedder un po' più versatile nelle varie cose che ha fatto anche fuori dai Pearl Jam, sempre molto appassionato, grande, cioè un timbro incredibilmente intenso. Staley è qualcosa che è viscerale. Io sono succube della quell'atmosfera che, malata che, che genera la sua voce, perché non è la musica degli Alice in Chains, ma è la sua voce che poi rende gli Alice in Chains quello che sono stati. E quindi io voto Staley. Incidente. 2-1. E quindi adesso Liutaio o ci manda al tilt, oppure Liutaio manda Staley in semifinale. Per me questi tre del grunge che stanno lì in basso a sinistra, Cornell e Gullit, Vedder, Rygaard e Staley e Van Basten. Ok, quindi capisco che Vedder, Vedder è assolutamente un portatore di qualcosa di bellissimo. Ma Staley, ho visto che vi era piaciuta la definizione prima quando ho detto che è la cosa più bella sua il portamento, che è un po' barcollante ma con estremo controllo. E in più, secondo me, in questo essere barcollante al tempo stesso c'è un'eleganza maggiore. E quindi io voto Staley. Posso dire una volgarità adesso, tanto è passato? Sembra Layne Staley uno che si è appena svegliato quando canta. Perché quello stato di torpore se lo portava avanti tutta la giornata. Sembra, quindi, giustamente. Non sembra uno che c'ha voglia di cantare, sembra uno che non ha voglia di cantare. Cioè, è curiosissimo. Perché te la racconta. Come canta da paura, però sembra veramente uno che non c'ha voglia di cantare, perché
non ha un'apertura di bocca particolare, pure Medde non è che proprio si dilati al massimo, però no, infatti sono parecchio triste. No, ma guarda che anch'io Vedder sta con gli occhi stropicciati. Secondo me Steli si sveglia, ma bene o male già sa quello che deve fare. Sì, nel senso, Vedder secondo me è più impastato esatto, da altro, è abbottato. Steli si è alzato, vabbè, da, ragazzi, stiamo si parlando... è svegliato da 3 minuti praticamente. Sì, da 3 minuti gli hanno detto canta. Ok, ah sì, vabbè. esatto, canta che io armonizzo, gli diceva quell'altro. Allora amici, il momento è alquanto solenne, perché questa è la nostra splendida tabellone, che a questo punto si definisce totalmente per quelli che saranno le semifinali, ragazzi. Guarda che meraviglia! Che meraviglia incredibile, ma è talmente meravigliosa, caro Polgar, che una meraviglia del genere si merita un attimo di pubblicità. Ah, ma non è a tutto schermo. Ma come mai? Ciao, sono Franci e anch'io, quando caldo, mi rinfresco con un bel Folgaretti al gusto di pignolo. Folgaretti è sponsor ufficiale di Alive Music Channel. La confezione dei Polgaretti. È un Polgaretto. Allora, uno è un Polgaretto. Allora, Polgar, un attimo. È un Polgarone. C'è il momento. Tra l'altro, ma comunque, a parte c'è quello. C'è il momento Pignolo. Perché, no, no, ve lo dico. C'è il momento Pignolo perché per lui non mangi un Polgaretti, ma mangi un Polgaretto. Un Polgaretto. Io mi trovo d'accordo. Perché però, la confezione. È però è la voglia di pignoleggiarci sopra, certo, che non mi trova d'accordo. Ok, io non l'avrei, francamente, non l'avrei detto. Ma c'è un discorso anche di brand. Insomma, c'è marketing dietro. Quel buon profumo di Emmental Svizzero. I prossimi, infatti, saranno proprio l'Emmental Svizzero, vero? Mi confermi? Sicuramente. Allora, andiamo a vedere, perché questo qui è il quadro delle nostre semifinali. Sapete che da adesso in poi non c'è più una votazione, come dire, discussa, ma si va direttamente ai tiltoni. Però anche noi scriviamo, e quindi il nostro voto sarà scritto qui e poi rivelato alla fine. Polgar, passami dopo la penna, vabbè, possiamo dividercela, non ci sono problemi, siamo abituati. Allora amici, dovete votare tra A, Bonnie che vedo, Springsteen, contro B, Bowie, alright? E quindi vedremo che cosa ne uscirà fuori. Vedremo anche che cosa ne penseremo noi. Avete un minuto a partire da ora. Via. Questa è dura, eh? Ni. Polgar, usiamo la stessa e la dividiamo, dai. Fai Pignolo. Capito. Se la dividete si rompe. Questo mogarci però, perché veramente questa è brutta, eh. C'è brutta però. Sì, sono una brutta persona. Madonna, che colpo al cuore che ho preso per prima. Ma guarda che anche la scelta, cioè, che abbiamo, io almeno per quanto mi riguarda, la scelta per quei due era brutta proprio. È stato brutto. Sentiamo dei messaggi. Mamma mia. Comunque, a parte tutto, stasera vince la maglietta di Polgar. Grazie. Ah, degli Under the Bridge. Che maglietta c'è su? È già la seconda che fa, eh? Sei volte, anche di più, quello che la voce di Lane è insostituibile. La voce di Lane non la trovi da un'altra parte. La voce di Lane è un cazzotto sullo stomaco sempre. Mm-mm. Anche se la voce di Eddie è particolare e le emozioni della comunque, però la voce di Lane è... voce di Lane, io conosco teste di Lane e anche fighe di Lane. anche le fighe di Lane. Però non mi piacciono tanto, devo dire che non ho mai apprezzato tanto. Comunque, Enrico, sì? Piccola parentesi sui cantanti italiani, sì. Una voce che a me piace tanto è quella di Fabrizio De André,
poi lui era un grande, perché cantava gli ultimi, gli emarginati, gli scarti della società, sicuramente lo sai, lui dedicò il suonatore Jones a John Paul Jones. Ah, ecco, ma certo, ma chiaramente. Ma chiaramente. Comunque, sì. Il cantante di questo gruppo mancava nei 32. Sono d'accordo con te. Nei 32 sono d'accordo con te. Uno di quelli proprio. Il Paro Mai Kennedy non ce l'ho voluto dire. Is there life on Spruce? Ma molto bene, vedete, gente a cui il disagio regna. Gente a cui scureggia il cervello veramente anche a quest'ora, alle 11 del Non c'è sta Lanigan, c'è dove sta quello. Dai. Comunque vergognatevi in eterno per avermi fatto uscire Plant con un 4-0, manco fosse una Caterham, una Marussia, certo, un Alfa Romeo Formula 1. Beh, un po' una Duna, una Arna. Ragazzi, ormai il momento è catartico. Leo, mi dispiace che ci sei rimasto male per Vedder, ma del cerchio grunge di Seattle era secondo me l'anello più debole dei quattro, dei magnifici quattro. Si sceglie si sceglie le non parole. Ce l'ho con lui, però no. Io mi sto un po' sui Zippy Day da quando ha smesso di fare musica con i Pergem, tutto qua. Sono anni che le aspetto di nuovo sul varco. Certo, Zippy Day. Fabio carissimo, io sono dispiaciuto non perché Vedder sia uscito, ma perché ho dovuto votare tra quei due. Certo. Quello è il mio dispiacere. Quello è brutto. Zippy Day. È stata la scelta più difficile dell'era mai esistita. È vero. Oh, tra l'altro vi voglio dare una notizia importante, perché domani sarà tutta una giornata lunga di celebrazioni. Si inizierà la mattina ovviamente col Silvestream delle 11.30 fino alla movie night di domani sera delle 21, poi vi dirò che film vedremo, boh, non lo so, perché domani è il Zippy Day e quindi siamo tutti qui a festeggiarlo, un evento straordinario. Vorrei veramente vorrei che ci foste tutti domani sera. Zippy Stardust per il primo Zippy Day. Zippy Day del non tuo... male questo Polgar, io ho già visto come hanno votato perché sei più lento. Beh, se voi continuate a menare il camper raia Ha vinto Bowie per il nostro pubblico. Mi dici soltanto la percentuale, perché non la... 68-75 a 31-25, quindi... Ma per caso c'è della Bulgaria? Sì. Vuoi dirmi che... beh sì. Chi è che sta pippando? È il liutaio. Ah, ok. Che? No, non lo so, sento delle strisciate. Sì, no, è lui. Okay. È l'Utaio che ha messo delle immagini di repertorio, esatto, di lui che si muove. E poi... Okay. Poi nel frattempo sta sotto che la dà forte e chiara. Diciamo. Sì. La dà forte e chiara. Sai che lui ama le gare, ama i... Certo. Come dire, però gli piacciono anche le fruste. Ogni tanto sì, dà anche delle belle fruste con questo suono. Nego tutto. Così. Questo qui è... Vabbè. Sono di... Allora amici, spero che domani ci siate per lo Zippy Day. Che tu ci sei, no? Special guest. Domani ci devi essere assolutamente. Polgar, sai che adesso tocca a noi girare. Tocca a noi girare, sì, girare. E noi gireremo. Tu mi fai girare come fossi Antani. Tocca a te. Tanto voglio mettere una cosa perché ci sta sempre bene. Assolutamente sì. Eccolo qua. Vado. Io voto papà. Quindi al momento è 1-1. Sto per prendere un pizzone dell'era mai esistita, ve lo dico. Però lo prenderò con la felicità. Tocca a me? Polgar, sì, tocca a te. Che è successo? Vai, vota. Eccolo qua, 2-1. Vai, ho già perso perché Leo con Leo capirai. Ma che ne sai? Che ne sai tu di un campo di grano, diceva quello lì. Non ho dubbi. Vai, tocca a Liutaro. Liutaro al solito con tutta la magia che tu conosci. È andata, ma proprio andata alla grande. Guarda, io mi preparo al pizzone. Eccolo, vai. Un buon 4-1. Certo. 4-1 che però si trasforma
in un razzo missile praticamente. Come che... dice il liutaio, che botta! Che botta! Che botta! Basta questa storia. Il primo finalista... C'è nulla di vero. Il primo finalista è David Bowie, e quindi andiamo a vedere contro chi si scontrerà. Tra, contro chi si scontrerà è veramente brutto da dire in italiano. Contro chi se la giocherà la finale? Se Jeff Buckley o Lane Staley, quindi avete come scelta A per Jeff Buckley e avete come scelta B per Lane Staley. Dopodiché anche noi voteremo, scriveremo a mano e quindi andremo a vedere. Oh, ovviamente il vostro voto già si sa, perché purtroppo una volta quando avevo il Mac che laggava io non si scopriva mai chi vinceva, cioè c'era ancora la grafica con scritto due persone hanno votato, capito? Erano i bei tempi. Quando sono passato al PC purtroppo questa cosa è cambiata, però stasera non devo parlare di tecnologia perché il Poltergeist mi è stato molto vicino. Amici, un minuto, non votate, non ancora votate, aperto, che fermi. Votate? Non votate, fermi, Boni, non votate, fermi. Vabbè, allora, rivotate. Alla fine di questo messaggio vocale potete votare, ok? Comunque io vorrei segnalare una gravissima carenza del canale, cioè se tu digiti punto esclamativo nella chat appare il messaggio fantastico, indimenticabile del nostro caro Fabione. Ma? Mentre se una persona così le venisse in mente di digitare punto esclamativo The Wall e non appare nulla. Niente. E questo è molto grave. È cioè, vero, effettivamente è brutto. E comunque per rispondere a Peter Gabriel Polgar, io sì, ho 16 anni. Hai 16 anni, è un sedicente sedicenne, quindi lo possiamo dire tranquillamente. Allora, che devo scrivere? Un minuto a partire da? Un minuto a partire da ora. Via, votate Cribbio. Oh... Tocca a me. Non mi far vedere quello che voti. No, non ti faccio vedere niente. Dai, non te l'ho mai fatto vedere, Polgar. Per fortuna. Se inizia adesso. Per fortuna. Non copiare, però. Ma che copio? Sì, non spizzare. Vi leggo un messaggio. Bowie vince 10 su tutto, su tutte le ruote di Enrico, Polgaretti e Leo e Giovanni. Se vince, tutti quanti mangiano i Polgaretti. Mi sembra tutto molto chiaro. No. Indovino. Mi butto. La indovino con due. I Pearl Jam cacciarono il loro batterista perché gli stava sugli abbrusissimi dei. Questo ci vediamo a settembre. Siete dei drogati, ragazzi. Non ho più dubbi su questo. Che disagio. Albertino Gambi che ha detto lo Zibidei la giornata di Boniek. Polgar, poi quando facciamo quella dei cantanti metal, allora metteremo anche Kennedy sicuramente. Ecco. Beh, almeno lì direi di sì. Però quando faremo quella sui presidenti statunitensi. Enrico, divertiti, però su Jeff Buckley consentimi di essere un po' serio, perché certo, pur avendo all'attivo un solo disco, diciamo penso che abbia influito tantissimo su tutto il mondo musicale. Lui aveva una voce talmente bella che andava a coprire tutta la strumentistica, tutto quello che di strumentale possa esserci nella musica. Sarebbe emerso anche, secondo me, in un coro, nel coro della domenica in chiesa. Siccome ritengo che sei un grande cultore della musica, mi trovi un artista che ha all'attivo un solo disco che abbia influito così? E non mi dire Sex Pistols, però. No, ovviamente, okay. Ovviamente. Un abbraccio, raga. Buona finale a tutti. Ovviamente quel disco... Andrea De Gregorio, certo, con i suoi bootleg live. Certo, esattamente. Ma credo, guarda, è un disco. Un grande disco, versatilità. Credo Appetite for Destruction sia stato quel tipo, quel tipo di disco. Ragazzi, com'è possibile che sono le 11 e sei quasi finita la League of Rock? È giusto. Com'è possibile? Perché abbiamo 5 fatto ore, 9 ore, 7 ore. Rallentare di giri. Abbiamo fatto 9 ore l'altra volta. Troppo veloce con il countdown. No, col cancan. No, è che non ci stavano i sedicesimi di finale, amico mio. E come si fa a scegliere? È colpa di una ragazza dove scegliere tra i due degli acqua. C'è verso. La nota di classe di Albertone c'è sempre. Grande, grande. È Ronaldinho proprio. E infatti sì, è vero. Lei non seppe scegliere, infatti. Scusate, ragazzi, ma Gigione contro chi è uscito?
Chi? Gigione, no, Gigione già purtroppo era uscito nelle ma fino a mezzanotte, no, dai. Sì, a mezzanotte, uscite a mezzanotte. Per rispondere al caro Fabione Dumuduo, certo, eccetera. E cose belle. Un artista che ha influito così tanto con un solo disco, potremmo dire Syd Barrett? No? Ma non è. No, perché poi ne ha fatti anche due solisti. No, album 1, 2, 3, non mi ricordo. No, ma però non è. Forse sì. Ma se ne hanno fatto uno e Crema anche loro, però non mi ricordo. Non ha mai avuto lo stesso impatto, mai avuto lo stesso impatto, secondo me. E non è perché ne è più recente per noi, come ho già detto, ha avuto l'impatto. A me Polgar sta simpaticissimo, ma secondo me stasera lui ha bevuto perché pensava fosse lo Zibibbo Day. Esatto. Può essere. Barrett perché se n'è andato, ha influenzato la musica. Allora, sì, voto del pubblico che è già uscito tanto, credo, no? Quindi, sì, no, non l'ho visto, però c'è Bulgaria. 56-72, no, 56-72 a 43-28. Quindi, diciamo che... Per Buckley. Però Stele si è difeso bene, eh. Ammazza che si è difeso, giustamente. No, mi sarebbe... Io mi aspettavo un voto molto più ampio. Mi sarebbe spiazzuta la Bulgaria, insomma. Tocca a te, Polgar. Davvero? Mm-hmm. Che meraviglia. Un grande... dispiacere. Intanto, scusate, grazie Pasquale che come al solito aggiorni i necrologi, ci ricorda che è morto Peter Green dei Fleetwood Mac, credo. No. Che è morto ieri, sì, morto ieri, raga, non lo sapevo, nemmeno io lo sapevo. Non ti preoccupare, quando c'è Pasquale, se c'è un morto, lui tranquillo che ti regalò la chitarra a Gary Moore. Lui te lo fa. Ah, sì? Ah, certo, mi ricordo nella settimana enigmistica regalò la chitarra a Gary Moore. Vero? Sì, sì. Vabbè, cinque lettere, Green, me lo ricordo come se fosse ieri. Polgar, vai. Vado? Sì. Con grande dispiacere? Certo. Jeff. Ragazzi, la partita è già chiusa, perché anch'io dico Jeff. 4. La voce degli angeli. Secco. Beh, ragazzi, spiazze perché spiazze, però insomma è un classico, mi sembra che sia stato un classico caso, come dire, di spiazze per tilteria. Di tilteria. È stata Bulgaria più che altro dopo, cioè nelle scelte nostre, però massimo rispetto ovviamente per vabbè. Allora, un attimo che sto girando. Era un fiume in piena quando cantava. Ecco, grazie, perfetto, grazie Lutaio. Vabbè, ma dai, su, ma non si può. Non è mia, è De Francesco. Mamma esatto, di Francesco. Mia. Ma chi? Ma... Allora amici, salutiamo la nostra finale. Siete veramente delle persone veramente, guarda, orrende. Gnocchi. Orrende. Comunque era la semifinale del verano, ma continuerà a essere la finale del verano. Esattamente. Una finale monumentale, direbbero a Milano in questo caso. Potevo dire Die with your boots on e non l'ho detto. Non l'hai detto, infatti. Allora andiamo a vedere. Scusate, ho fatto un error. Eccola qua, adesso ho corretto l'error. Polgar non ci può credere che sono le 11:10 e stiamo per finire. No, mi è arrivata una notifica, stavo guardando questa cosa. Ma esatto. Era soltanto una notifica, non c'era niente. No, in quel messaggio. Una no. Eccola qui, David Bowie contro Jeff Buckley è la nostra finale. Quindi diciamo che David Bowie è A perché viene dal lato A. E Jeff Buckley è B perché viene dal lato B. A parte che non è bello quello che hai detto, cioè, ma comunque, perché Jeff Buckley è scritto più piccolo? Perché è scritto più piccolo? Perché non ho il. Perché sei un attaccapippe, Borger. Perché è scritto. No, tu vuoi influenzare il pubblico. Ha più lettere. Ha avuto un po' meno lato B, diciamo lui. Sì. Meno 23. Sì, un po' vero, meno. Un po' pizzico meno. Quindi A, diciamo che è per votare. Il buon allora, Duca. A, per votare il Duca, quindi per Bowie. B. Per votare Buckley. B di Buckley. E A di Bowie. Certo. Howie. Esatto. Se lo chiami Bowie là, cioè. È perfetto. A per morto dopo, B per morto prima. Diciamo, non so più come. Vabbè, ci siamo capiti. Spero comunque, che no? Sia, sì, okay. Spero a questo punto che sia chiaro anche per voi che siano i finalisti e come funzioni. Amici, spiazze, però è anche un momento importante quello del finalon. E quindi un minuto a partire da ora, via. Hai già scritto tu? Eh sì, io ho votato tutte e due prima, cioè nelle semifinali ho votato loro due. Grazie, quindi già Polgar, ce l'ho pronto. Per questo abuso di pignoleria che veramente non ci serviva mai. Ma
domanda rispondo. Nel frattempo vi ricordo un po' di appuntamenti. E domani alle 11.30, così come tutta la settimana fino a venerdì, ultima settimana di trasmissioni prima delle vacanze estive, e quindi domani ci sarà ovviamente il Silver Stream della mattina, quindi ci svegliamo e ascoltiamo musica dalle 11.30 fino alle 13. Ti puoi pure svegliare comodo, Polga. Sì, certo, certo. Lunedì mattina sicuramente. E certo, e poi invece venerdì al solito l'ultimo appuntamento, chiaramente per quest'estate, con i New Classics, e domani tra l'altro si aggiorna anche la Heavy Rotation, quindi vi dico, scrivete punto esclamativo 25 sulla nostra chat di Discord. Sì, vabbè, sulla nostra chat, non di Discord, e vi apparirà ovviamente il link di Spotify per la playlist Heavy Rotation. Giusto, visto che ho detto Discord, io Discord ve la butto lì, anche perché per quanto riguarda il discorso dei provini, dei demo, della vostra musica, dovete mandarla necessariamente su Discord, dovete postarla necessariamente su Discord, quindi dovete entrare per forza nella community per poi segnalare i vostri brani, le vostre canzoni. Io che mi aspettavo una finale Robert Plant dei, ricordiamolo per citare Fabione, Led Zeppelin, o come Zeppelin. Disse lui, vabbè, Led Zeppelin. Impossibile replicare, certo. È il frontman dei Queen, che è un certo Fred Mercury, per non dimenticare. È vero, è vero. Eppure hai visto che Fabietto ha tanti gusti, tanti. Allora, ti sorprende sempre. Per caso il nostro pubblico, Gavotà. 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 A struccare il bottone. No, vabbè, evitate. Ecco. Scusa, allora. Grazie Leo, grazie per la tua pignoleria de me, che non volevo. Guarda, di Lombardo solo la residenza. Che non ho capito una parola. Non ho capito mezza parola. Parola la vittoria di Bowie, ma mi sa che non lo sappiamo. Sarà così. Chi può dirlo? Non lo sapremo mai. Beh, no, tra poco. Ma stasera c'era Andrea Agnani? No. Ha latitato. Ma è una vergogna. No. Non c'è Bacelle, non c'è manco Franci. E Franci perché sta fuori? Allora, se non c'è è una cosa vergognosa. Adesso va detto, va stigmatizzato. Perché come Pagella poi? Va stigmatizzato. Infatti questo mo non ce fa manco io. Aspetta, torna su. Con quello che ci costa, capisci? Con quello che ci costa. È impagabile. Infatti. Allora, va bene, percentuali. Io intanto voglio però ricordare due istruzioni per l'uso di questo canale, due istruzioni con l'uso, diciamo, di questo canale, perché è importante. Quindi, prego. Volevo dirvi un paio di cose per Twitch. Allora, so che siete dei maledetti pulciari, purtroppo siete delle carogne pulciari che non amano spendere un euro, ma in realtà se voleste abbonarvi a questo canale a pagamento, giusto, noi vi pagheremmo, non tanto Polgar. È un noi, so io da solo, perché questi poi il lunedì non li vedi mai più, ci stanno solo la domenica, esatto, e non tutte le domeniche. Però io vi regalo musica praticamente sempre, in ogni maniera. Bravo. Poi tra l'altro, se avete visto che quest'anno siete soli a fare le ferie e non vi vuole nessuno, ci sono dei motivi. Certo. Perché non siete entrati nella community di Alive su Discord, quindi digitate Discord e troverete delle persone che vi possono volere bene, a differenza di adesso dove invece non ne avete. Non Polgar io l'ho conosciuto così su Discord. Certo. Polgar era un disadattato. Coraggio, Polgar era un povero disadattato che ho conosciuto su Discord. Spiace, nel senso. No, vabbè, continuiamo. Va detto perché. Continuiamo. Che bisogna dare delle indicazioni che sono indicazioni importanti. Polgar, non è che possiamo dire quello che non è. Grazie. Era un messaggio istituzionale offerto dai Polgaretti. Allora. Il pubblico mi pare di aver capito come ha votato, perché c'è scritto. Però noi vogliamo dirlo anche per i non vedenti. Esatto. Che chiaramente stanno qui a guardarci, è ovvio, no? Soprattutto a guardarci. 48 e 48, 51 e 52. come mettersi in un angolo complicato e non, esatto, saperne mai più, esatto, uscire. Esatto. Quindi, comunque, okay, per Buckley. Per Buckley. È un'esclamazione, esatto. È anche un'esclamazione importante. Allora, sto giro tocca a Juan. Juan, facci vedere, caccia foto di mostro. Aridaglie, una cosa sa fa. Sa fare queste punte di lancia, vedi? Guarda quell'altro quanto è contento. Sì, quell'altro è felice. Grande Giovanni. Quindi è un 2-1, è un 1 pari, ma è chiaramente un 2-1 col voto di Leo. Te pareva?
Ma vergognati. Allora, ragazzi, qui ci troviamo veramente davanti a un momento di, di grave imbarazzo. Imbarazzo. Grave imbarazzo. Perché io voto Buckley e quindi siamo due pari. Quindi e decido io. Questa è la cosa. Decido io. Peggiore. Riele. È la cosa peggiore che potesse succedere, perché tocca al pignolaccio malefico. C'ho l'ansia. L'ansia? Io che c'ho vicino, sì. Io c'ho Polgar. Tu c'è l'ansia, io c'ho Polgar qui. Pensa come posso stare. Non hai copiato. Vado? No, Capovaro? Capovaro, vado? Aspetti. Vadi. Capovaro? Allora, Capovaro? Dimmi tu. Prego. Vado? Vadi. Mi fai una paura. Ragazzi. Allora, aggiorniamo la grafica, accendiamo la grafica. Dai, su. Dai. Aggiorniamo la grafica, intanto. 51%. Dai, però, su. Gli do dei pizzoni nel frattempo al simpatico. Non vedo che si muove il ciuffo di Giovanni quando gli dà il pizzone, però va bene. Eccolo qua, ragazzi, il vincitore di questa incredibile League of Rock in fascicoli, uscita e iniziata 3 mesi fa, vi ricordo. La League of Rock della Treccani. Ragazzi, è iniziata che non c'era il Covid, pensate. Cioè, stavamo ancora col fate per vaccino per l'influenza quando abbiamo cominciato questa League of Rock extraordinaire. Devo dire, una tabellone difficilissima, bella, bello chiudere anche così. Beh, sì. Bello chiudere così questa parentesi prima dell'estate per tutti. Polgar, dove andrai in vacanza? Vado al mare. Vabbè, ho capito. All'Argentario. Vado all'Argentario. Si fa per dire, quindi potete andare all'Argentario, chiedete di Polgar. Certo. Già sull'Aurelia vedrete proprio le indicazioni, già sì, verso sì. Grosseto con Polgar. C'è scritto proprio l'indicazione Polgar con che quella dei tipo dei monumenti, capito, dei luoghi di attrattiva particolari. E Liutaio, dove andrai in vacanza? Sotto casa, c'ho il mare a un minuto. E infatti, che vuol dire? C'è il mare e ovviamente le donne non stanno sotto casa di Liutaio. No. E sono libere di andare altrove, quindi no. L'ho detto, Liutaio, per non spaventare le donne, metti che avevano prenotato in Puglia. Sanno dove andare, dove non andare. Arrivavi te e queste poi dovevano cambiare all'ultimo momento, invece tu sei sotto casa. Leo, dove andrai in vacanza? A disturbare Polgar all'Argentario. Oh, lo vedi? Perfetto. No. Bene, ti aspetto. Ma in famiglia, vienilo a disturbare in quel periodo in cui io e Polgar saremo in vacanza insieme, perché ho deciso che passeremo anche una porzione, certo, di queste vacanze a divertirci. Certo, chissà che bello che sarà passare le vacanze insieme all'Argentario, a Polgar, con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Beh, certo. Allora, facciamoci l'ultimo giro di messaggio, ragazzi, prima dell'arriveduale. Abbiamo ancora e Polgar, il nostro povero disadattato conosciuto su Discord, certo. Tuo no. Jeff Buckley fu il vincitore per lui. L'ha detto. Ah, ma comunque, sempre comunque tutti nudi. Tutti nudi, ragazzi. Da domani tutti nudi, anche perché si torna. Io che mi aspetto. No, devi stare buono. Si torna a raccontare anche le storie. Grazie di questa per avermi mandato via Roger Waters, che è il mio cantante preferito dell'era mai esistita. Ah, ok. Grazie. Però è andato via proprio. Col vincitore ha perso. Ragazzi, un minuto di silenzio per Manuel, che la sta vedendo in differita e in replica, ovviamente. Sì. Finisce così presto stasera. Ragazzi, se volete, continuiamo a cazzeggiare. In realtà sono 5 ore e mezzo. Che io poi non vi sopporto più. Ritorno in me. Mando un abbraccio a tutti e quattro e soprattutto a Gabriele, che non mi ha mandato a quel paese quando l'ho imitato. Sei stato bravissimo. No, assolutamente non le fa più queste cose. Le faceva una volta, ma adesso non le fa più. Anzi, sapete che vi dico? Voglio mettere la musica della felicità. E per me la musica della felicità, senza dubbio, è questa qui. La musica della felicità. Quindi andiamo a sentire gli ultimi messaggi. Orrore. Di oggi. Ma quale orrore? A weekend di Polgar... Just for one day. We can be Polgar just for one day. C'è chi non vorrebbe mai essere. Sua salaria. Io vi saluto e non vedrò più il Liutaio e Leo. Perché gratta di coglioni. Da domani voglio. Questa è un anatema. Questa è un clamoroso anatema. Sì. Guarda, Liutaio, ti concedo il contatto epidermico. Skin to skin. Una seccata dei coglioni clamorosa questa. Proprio. Under my skin. Porca miseria, cioè così t'ha fatto, capito? Cioè proprio sbra.
Mi dispiace, Lutaio, grazie per aver partecipato a questa tua ultima. Ti ricorderemo con grande affetto. La tua ultima League of Rock. Ragazzi, buonanotte a tutti e ci si vede domani per il... come cazzo si chiama? Domani, il Zibidei. Domani è lo Zibidei qua su Alive, naturalmente tutti presenti a partire dalle 11.30 di mattina, ovviamente. La sera ci sarà la Movie Night, vi stupirò e poi vedremo che cosa andremo ad ascoltare. Come ricorda questa canzone, too much promiscuity, quindi non ve appromiscuate troppo. Liutaio non corre mai questo rischio, a meno che non siano i cani, ma anche i cani iniziano di sesso a temerlo. Sai, attaccavi paura al cane. Il cane non sa che sta dicendo, però sa che è una pippa. Prima se lo guarda questo codizzo, cioè, si ferma, dice: c'ho solo una femmina, ma è sterilizzata. Quindi. Ah, figurati, okay. E l'ha sterilizzata senza veterinario. Io ho spiegato la tecnica del Wayland. È bastata la busta. Ha parlato di laringe e praticamente bam, il cane sterilizzato all'istante. Amici, buonanotte. Ma che andate dal veterinario? No, venite da me. Portatela dal liutaio. Buone vacanze. Se volete fare sterilizzare la vostra signora, basta. Mai più cinture di castità. Basta. C'è Giovanni Serafini per voi. Buonanotte a tutti, amici. Buonanotte. Ciao.